Flussi migratori che aumentano lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Quest'anno sulle nostre coste sono arrivate più di 32.000 persone, quasi il 39% dalla Tunisia. È il quadro che il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha delineato davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Sbarchi cosiddetti autonomi, piccole imbarcazioni che arrivano fino alle nostre coste. Questo uno degli elementi di criticità rilevato dalla titolare del Viminale. Tutto questo mentre imperversa la pandemia che rende la situazione ancora più grave. 5 le navi quarantena a largo della Sicilia, a bordo ci sono 2.730 persone. Bisogna intervenire sui paesi di appartenenza, è quello che ho detto in Europa, ha riferito il ministro. Sul fronte dei rimpatri, il nodo centri di permanenza, stiamo individuando altre strutture, ha detto Luciana Lamorgese. 2.988 i voli realizzati per riportare nel proprio stato chi non aveva diritto a protezione, in gran parte verso la Tunisia, grazie all'accordo su voli aggiuntivi stretto con le autorità tunisine.